dobbiamo tradurre il relativo con un pronome dimostrativo o determinativo, quindi dimostrativo, costui, questo, questi, eccetera, o determinativo, quindi personale, egli, lei, loro, che però corrisponda, ed è questa la condizione fondamentale, per genere, numero e caso al relativo. Nel nostro esempio, quod corrisponde all'accusativo neutro singolare di quique quod, quindi possiamo tradurre quod con ciò, quindi id, oppure con il neutro corrispondente di che hoc, hoc, quindi e tu fai sempre questo, oppure e tu lo fai sempre, quod e lo, oppure e questo. Possiamo quindi tradurre quod in questa frase in due modi: e fai sempre ciò, oppure e lo fai sempre, ed è questa la prima modalità, cioè con un pronome determinativo o personale, oppure e sempre fai questo con un pronome dimostrativo. In ambedue i casi il pronome deve essere preceduto da una congiunzione coordinante. Questa può essere copulativa e, oppure avversativa ma, oppure conclusiva quindi. Come tradurresti questa frase? Troiani a sinistro cornu universi procurrunt, quorum impetus achivi non tulerunt. Attenzione, c'è un nesso relativo.